Nuova pausa pranzo, nuova pausa remix. Nel frattempo la strega maligna davanti allo specchio diceva: specchio, specchio delle mie brame, onesta. C'è la più bella del reame. Lo specchio a guardare c'è sta strega. In questo bosco c'è solamente dei biancani. A guaglione te ne 30 anni mancando a te. Ma che ci stiamo raccontando stamattina? Favola! Mamma, ma noi da chi discendiamo? Disse mia mamma, da Adamo ed Eva. Disse mamma, non è vero. Ha detto papà che noi discendiamo dalle scimmie. Rispose mia mamma, no. Quella famiglia è patata. Non me la proprio. La felicità è dietro l'angolo. E allora oggi pigliate una rotatoria. Sei sempre giù. No, Marti, mi fa male. Ah. Sto giù, no, non ci sta soluzione, quindi sto giù. Si trova la soluzione. 3.000 euro. 3.000? Guarda, wow, ti arrepicchiate. Marti. E se erano 15.000 euro, si va più solo a badare. La prima cosa fondamentale per il lavoro è mettersi a malattia. E che cos'è la malattia? Cioè, non sai che cos'è la malattia? La malattia è quando invii un certificato medico alla tua impresa, alla tua azienda, e tu puoi restare a casa tranquillamente a mangiare e a dormire senza fare niente. L'unica cosa fondamentale è devi stare attento se viene il medico di controllo. Quindi state attenti, sia la mattina e il pomeriggio, che se viene il medico e non vi trovo, vi licenzio. Ok? Ok. Ma si può fare? Si può fare. Basta che tieni il certificato medico e si può fare. Ok? Ok. Ok. E chi ci controlla? Boh, agite, medico. Controlla, viene a casa, bussa, ta-ta, apri. Omir, tutto a posto. Se invece il medico viene e non ti trova, licenziato. Penso che è chiaro, no? Ok? Ok. Ok. E chi lo fa il certificato? Boh, l'ho detto mo, tengo pure i testimoni. Ho detto mo, lo fa il certificato, lo fa il medico. L'ho detto adesso, ok? Ok. Ok. E quindi cosa bisogna fare? Lavorate, va buono. Non è cosa per voi, lavorate. Andate a lavorare, va bene? Il certificato non lo mandate. Cioè, mandate il certificato solo in caso di morte. L'avete l'elfo delle pompe funebri? Nel funerale lo tenete? No? E allora lasciate stare. A domani!